Ciao amici e benvenuti in un nostro nuovo video, il canale di Vanessa e Anastasia e io sono mamma Nina. Mi starete chiedendo come mai oggi sono da sola senza bimbe? Perché voglio fare loro uno scherzo simpaticissimo, ma speriamo che non la prendano troppo male. Allora, vi faccio vedere una cosa. Questo è un test di gravidanza che ho fatto quando sono rimasta incinta di Anastasia. Quindi è un po' vecchiotto, però c'è un esito che è quello positivo. Quindi oggi fingerò di essere incinta! Sì, dovrò fingere di camminare come camminano le mamme incinte. Le mamme incinte camminano con la schiena inclinata verso l'esterno e la pancia di fuori. E poi dovrò avere un sacco di voglie e poi lo vedremo insieme in questo video. A prestissimo, ciao! Oh, che mal di schiena! Ma è un mal di schiena amorevole! Che bello! Adesso vado dalle mie bimbe e gli racconto la bella notizia! Bambine, ciao! È una schiena! Mamma. Ciao, mamma! Ciao, mamma! Così hai mal di schiena, mamma? Vi devo dire una cosa bellissima, bambine, e spero che anche voi siate felici quanto lo sono io di questa novità. Andiamo di là, così vi racconto tutto. Allora, bambine, vi devo dire una cosa. Stamattina ho fatto un test di gravidanza. Sapete cos'è un test di gravidanza? Il test di gravidanza è questo qua, lo vedete? Le vedete queste due righette tanto carine che sono apparse? Ecco, vuol dire che arriverà un bimbo! Un bimbo? Sì, un bimbo! Ho una bimba! Pensate a quante cose belle potremo fare insieme a lei! A quante attenzioni io dovrò togliere a voi per dare a lui o a lei! Il nome, dobbiamo scegliere il nome, dobbiamo riprendere tutte le nostre cosine di quando eravate piccolini, vestitini, il bagnetto, i giochini. Io so dei nomi. Quali, amore? Cacca e pipì. Va bene, mamma, i nomi ci pensiamo più tardi. Mamma, torniamo a fare quello che stavo facendo prima, ciao. Adesso vado di là con questo bimbo. E farò finta di essere completamente impazzita. Vediamo come la prendono Vanessa e Anastasia. Andiamo. Ciao amore, ciao. Ciao amore. Moshi, ti sei svegliato? Oh. E abbiamo anche il seggiolino per il nostro bimbo, perché ora bisogna fare la pappa, amore. Arriva la fruttina, amore. Arriva l'aereo. Oh, gnom, che buona. Oh, gnom, c'è tanto fumato. Bravo. Ma non ti sembra di essere un po' esagerata? Ma no, ma neanche un po'. Mamma, la frutta è mia. La sfoglia mi sta stufando. Io ho un bimbo nuovo, non la voglio. Ci penso io. Mamma, adesso l'hai portato tutto. Pensa quando lascerai, non l'hai lavarlo, non l'hai farlo mangiare, non l'hai tenderlo. Guarda. Chi vi guarda? Potreste andare dalla nonna, dalla zia, potreste anche fare il continuato a scuola, ma troveremo sicuramente una soluzione. Dalla zia? Dalla nonna? A scuola di più! Ma tu sei nata! Non piangere, vieni con me in bagno, troveremo una soluzione. Gravidanza. Ah, è quello che ha fatto la mamma. Papà, leggere meglio.
Vediamo un po' la scadenza. Non la trovo. Aspetta. 11/20/2019. Allora è scaduta. Quindi non è vero che la mamma è incinta. Si sta facendo uno scherzo. Adesso lo scherzo lo facciamo noi. Noi facciamo gli scherzi più veloce che mai. Na 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 na. Testi di gravidanza, testi di gravidanza. Na. Se sei rotta non è colpa mia. Yeah, adesso mi trovi a capire, ma non ti avrò. Hai capito? Sì, andiamo. Vanessa, tu che sei la sorella maggiore, fai fare il ruttino al tuo fratellino. Il ruttino, sì. Il ruttino. Piano, amore, piano, che altrimenti lo fai vomitare. Sì. Che brutta puzza che sento. Sento questa brutta puzza? Sai mamma, adesso che dovrà arrivare un bambino. Sì? Me la sono fatta addosso. Così tu ricomincerai a cambiare il pannolino ai bambini. Vabbè, sentite bambine, la mamma è stanca perché quando una mamma è incinta ha sempre bisogno di dormire. Adesso Anastasia, ti do a te il fratellino e io mi metto sull'altro divano a fare un riposino. Mi raccomando, cercate di fare le brave perché la mamma è molto stanca, ha bisogno di riposare tanto, 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 vero? Sì. Che farete le brave? Sì, mamma. Missione numero 2. Casino! Gentilmente di farmi riposare 5 minuti e avete fatto un gran casino. Ma mamma, ma che cosa te ne frega? Quando avrai il bambino ti scasserà anche quando dormirai, cioè praticamente farà un casino, piangerà e tu non riuscirai a dormire. Ah, sì, è vero, sai, non ci avevo pensato. Queste due non me la raccontano giusta. Sembra quasi che mi stiano facendo passare la voglia di avere un figlio. Quasi quasi le dico la verità. Andiamo a dirglielo, ragazzi, che dite? Dai, andiamo a dirle che stavo facendo uno scherzo. Bimbe, vi devo dire una cosa. Allora, visto che mi bastate, mi avanzate già voi due, vi dico che era uno scherzo. Brava, come fai a saperlo? Quando eravamo andati in bagno che tu stavi facendo giocare il bambolotto, sì, in aria, abbiamo visto la scatola del 2019. Ah, sei andata a guardare la scadenza della confezione. È vero, mi sono dimenticata, l'ho lasciata in bagno. Brava, molto astuta e intelligente. Sì. Ma ditemi la verità. La verità. Ma vi dispiace che era uno scherzo? Vi sarebbe piaciuto avere un bimbo? Sì! A te no, già ci sta qui e non la posso neanche abbracciare e urlare come un calamaro. Come un calamaro. Poi lei è molto attaccata a me. Se dovesse avere un altro bimbo sarebbe un grosso problema. Vabbè, però i bimbi sono belli e mi piacciono e ne avrei voluti tantissimi. Io 50 di 500. Io uno. No, guarda Anastasia, ti consiglio uno come tua sorella, massimo due. Massimo 3. Ma non per la compagnia, perché poi litigano. Gemelli. Allora amici, il nostro video scherzo. Aspetta, una cosa.
scrivete nei commenti se volete, che bimbo volete avere e quanti, se femmina, maschio o gemelli. Guardate cosa sa fare Anastasia. Ani, metti la lingua qua al naso. No. Tocca il nasino e invece buttala fuori da... Guardate la lingua di Ani fuori dal dente. No, prima l'hai fatto meglio. Anch'io. Che spazio grande che hai. Vediamo allora, che... vediamo chi di noi riesce a toccare la punta del naso con la lingua. Iscrivetevi al canale, amici. Attivate la campanella. Se arriviamo a 1000 like, faccio un altro figlio. Ciao!